schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un glitch dei soldi, semplice, semplice ragazzi, da fare con l'aiuto di un amico. Allora, innanzitutto per fare questo glitch abbiamo bisogno di un garage al nightclub, non so se funziona agli altri garage, quindi non cominciate a dirmi, ah ma io faccio, prendo, dico, non lo so. Quindi non mi chiedete, vi posso dire che qui funziona. Allora, questo glitch lo dovete fare in pubblica, mettetevi in modalità di puntamento diversa in maniera tale che abbiate una sessione pubblica con poca gente. Vedete ragazzi, io ho due auto di colori diversi per farvi capire come funziona il glitch, quindi seguite bene tutti i passaggi. Esco con questa auto che sarebbe quella viola, blu, chiamatevela come cazzo vi pare. Prendo un amico e mi dirigo allo Santos Custom con questa auto ragazzi, quindi andiamo a fare il video. Nel frattempo del tragitto dello Santos Custom ragazzi, vi ricordo di leggere la descrizione, tutti i link che sono in descrizione, se avete bisogno di qualcosa dal mio sponsor, se avete bisogno di un account, se avete bisogno di un account Netflix, account di GTA o qualunque altra cosa, trovate tutti i link in descrizione, trovate i link del team Glitch ragazzi. Quindi iscrivetevi ai corrispettivi canali del team Glitch, che hanno bisogno anche loro di crescere. Quindi continuiamo con il video. Allora, a questo punto ragazzi, quando siete allo Santos Custom, il vostro amico si dovrà mettere in quella schermata nera che avete visto, dovrà selezionare un personaggio della storia e mettersi in schermata nera. Dite al vostro amico di mettersi in passiva, perché ci potrebbe stare qualche stronzone in sessione che gli potrebbe distruggere l'auto mentre che lui è sull'auto. A questo punto ragazzi, entrate nello Santos Custom come ho fatto io e non fate nulla. Il veicolo dovete avere accesso al veicolo tutti, in maniera tale che il vostro amico passi dalla parte della guida. A questo punto ragazzi, come vedete, siamo in sessione pubblica, come già vi avevo anticipato. Diventate Motorcycle Club e fate rimanda veicolo in deposito. Io in questo caso già sono Motorcycle Club, quindi non vi ho fatto vedere il passaggio di Motorcycle Club, però lo sapete tutti come si fa. E fate rimanda veicolo in deposito. Come avete potuto vedere, il veicolo in deposito non ritorna, non succede nulla. A questo punto ragazzi, recuperiamo un veicolo, che a me non mi capita mai di recuperare un veicolo al volo. Quando arrivo io su strada non passa mai nessuno, devo correre per chilometri per recuperare un veicolo. E come lo frego puntualmente, guardate, polizia! E che ve pare ragazzi? Quindi a questo punto vabbè, me tolgo la polizia perché me la devo togliere, che devo fare? Ritorniamo verso il nostro nightclub. Ragazzi, allora è importante che abbiate delle faggio. Qui dritto dritto a cannone sono andato. È importante che abbiate delle faggio, ragazzi. Dovete avere delle faggio in altri garage, possibilmente non nella clubhouse, perché altrimenti non potrete immagazzinare i veicoli e quindi non funzionerà il glitch. Quindi avete faggio in qualunque altro tipo di garage, va benissimo. Come avete visto, io ce l'avevo nel B3 addirittura, qualcosa del genere. Quindi chiamate la vostra faggio come avete appena visto e come vedete non accade nulla ragazzi, la faggio non compare in mappa. Ora che cosa dovrete fare ragazzi? Dovrete entrare nel vostro garage e prendere un'altra LGRH8. Io le ho fatte di colore diverso per farvi capire bene come avviene la duplicazione. In questo caso ragazzi, non si andrà a duplicare la prima auto che noi abbiamo buttato fuori, ma si andrà a duplicare la seconda auto che noi adesso andremo a buttare fuori. Quindi se avete anche solo una retro custom
andate allo Santos Custom con una macchina qualunque e fate il procedimento che avete visto, il primo procedimento che io ho fatto con la LG. A questo punto, ragazzi, vedete, c'è ancora il mio amico allo Santos Custom con l'auto, ovviamente sempre in schermata nera. Ora qui che cosa dovete fare, ragazzi? Dovrete richiamare il centro operativo mobile. Io nel centro operativo mobile ho un veicolo, però voi se l'avete vuoto va bene lo stesso. Comunque non è necessario avere un veicolo, come non è necessario non averlo, insomma è uguale, fa lo stesso sia se l'avete nel centro operativo sia se non l'avete. A questo punto io ho detto al mio amico di levare la schermata nera e, come avete potuto vedere, la targa di questa auto è cambiata. Per salvare quest'auto dobbiamo entrare nel centro operativo mobile, ragazzi. Dopodiché, una volta che siamo entrati nel centro operativo mobile, riportiamo l'auto nel garage. Il passo è abbastanza semplice, ragazzi, non c'è nulla di difficile. Questo glitch, anche questo secondo me è uno dei più facili. Sto provando quello che ho portato ieri, Massivo, non so se funziona ancora, però lo proverò, poi ve farò sapere. Per quanto riguarda il video che ho pubblicato prima, ragazzi, era un esperimento sociale. Mi sono beccato 10 dislike, perché qualcuno non ha capito, forse adesso saranno anche saliti, perché qualcuno non ha capito, qualcuno mi ha commentato perché quel video e ha fatto la domanda intelligente, qualcun altro mi ha detto se ero ubriaco oppure se mi ero strafatto. Va bene, anche quello ci sta. Però insomma, non capire un video e mettere 10 dislike, cioè, il titolo del video, ragazzi, diceva trasmissioni interrotte, fatevi due domande e datevi due risposte. Però, come ho già detto, era un esperimento sociale che vi spiegherò in seguito. Sì, anche Maximilk si è messo a fare esperimenti sociali. Allora, a questo punto, ragazzi, quando saremo qui, basterà rimpiazzare l'auto con una LG RH8 e la duplicazione sarà avvenuta, ragazzi. Avremo due auto. Come vedete, io prima qui in questo garage non avevo, avevo solamente una LG verde lime, e adesso ne ho due. Il glitch è semplicissimo, ragazzi, ricordatevi solamente di farlo in pubblica. Questo è l'unico requisito. Ho provato a farlo in privata, io avevo visto uno youtuber che diceva fatelo in privata, ma in privata non funziona, ragazzi. Quando schiacciate rinvia veicolo in deposito, il veicolo ritorna in deposito e quindi automaticamente non funziona. Quindi qui abbiamo le nostre due LG, ve le ho messe una a fianco all'altra. Non ho nient'altro da aggiungere, ragazzi. Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video. Ciao a tutti.